Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale Il collezionista, io sono Andrea e oggi vi porto una nuova video recensione. <coughs> Scusate, allora, oggi vi porto Carlitos Sway della Blissway, una doll assolutamente fantastica. Sul film Carlitos Sway, dopo vi racconterò una breve storia, però prima di, eh, di passare proprio a questo. Diamo una breve occata alla scatola che è assolutamente bellissima e tra l'altro mi ha lasciato molto sorpreso perché ho visto delle cose che non ne ho mai visto in altre doll ufficiali. Eh, dei tocchi di classe veramente super. Allora, intanto partiamo con la scatola e l'immagine frontale. Vediamo qui al centro proprio Carlito, mentre si trova penso in un vicolo, con l'immagine molto scura, non riusciamo a riconoscere il volto proprio dell'attore, al pacino, però molto bella. In alto la scritta Blissway, qui al centro abbiamo due scritte, quella in alto a Brian De Palma Film, un film di Brian De Palma, Carlito Sway, Blissway, One Sixth Scale, Collective Figure, adesso qui abbiamo altre due scritte, tra l'altro le scritte in nero eh, riflettono la luce, la scritta Carlito Brigante, che è il nome del personaggio proprio di Al Pacino che interpreta nel film, Limited Edition, girando la scatola... Scusate, adesso allargo di nuovo, girando la scatola eh, cambia anche il colore. Viene tenuto su un grigio scuro di nuovo. La scritta Carlitos Way 16K Collectible Figure di dietro di nuovo. Ancora tutto in eh, grigio di nuovo. La scritta un film di Brian De Palma Carlitos Way, Way 16K Collectible Figure Limited Edition. Blissway presenta Ultimate Masterpiece Series bb 02 a Blisway Production o Product, scusate eh, questa scritta adesso qui in inglese forse un piccolo resoconto sul, sul film adesso però non la leggerò qui al centro abbiamo le persone che se ne sono occupate il marchio Blisway e il marchio della Universal che era sicuramente la casa distributrice per l'epoca per il film sull'altro bordo rimane abbastanza semplice abbiamo di nuovo solo la scritta Carlitos Way poi adesso mi devo alzare, scusate in alto c'è un'altra scritta che dice Escape to Paradise, dall'altra parte Carlito. Eh, anzi, no, eh, Blissway. Solo il marchio Blissway. Io adesso ho tolto tutto dalla scatola. però vi devo dire subito che mi ha lasciato molto sorpreso perché è un qualcosa di assolutamente spettacolare. Allora, abbiamo un'apertura a calamita, cosa che sicuramente avrete già visto anche in altre doll, poi prima. Eh, ci sarà un rivestimento in, in gomma piuma dove viene conservata la doll, però prima di vedere il rivestimento in gomma piuma all'interno c'è questo foglio di plastica veramente molto molto bello con la scritta Carlito Brigante, eh, ventesimo anniversario limited edition. Ventesimo anniversario penso che sarà stato proprio il ventesimo anniversario del film. Poi dietro il rivestimento in gomma piuma ci sarà questo blister molto particolare, perché particolare per il semplice fatto che anche se è in plastica ha un rivestimento in tessuto, una, una stoffa praticamente eh, aggiunta, non so perché, però che lo rende veramente molto molto bello. La doll devo precisare, io l'ho presa nuova, ho avuto la fortuna di prenderla veramente nuova di zecca, come potete vedere ancora le mani sono dentro le buste di plastica che io dovrò però toglierò e altri accessori sono stati messi dentro delle scatolette Pure di plastica con il nome del, del film, se non mi sbaglio, che vi mostrerò comunque dopo. Qualcosa che, come detto, non avevo mai visto in altre doll ufficiali. Si sono la, la cura per, sia per la doll che anche per la scatola eh, è maniacale. È qualcosa veramente di eccezionale. Ok, ragazzi, quindi direi adesso di passare proprio a Carlito. Quindi, a tra poco. Ragazzi, continuiamo con la doll. Come al solito, direi partire degli accessori. Accessori che, come detto, sono molto particolari. Allora, andando, iniziamo dalle mani. Anche in questo caso, una cosa che non ho mai visto: la doll ha in tutto 4-6 mani di ricambio, però 5 della mano destra e una della mano sinistra. Non so perché. Quanto pare sembra che Carlito nel film fa tutto, proprio tutto, tutto con la destra, però in fin dei conti sembra un po' una stronzata, soprattutto non ha né, né pugni e non ha neanche due mani rilassate, una mano rilassata ce l'ha solo per la mano eh, sinistra, per la destra invece ce l'ha di tutti, tutti i tipi, però non c'ha quella rilassata. Ma tra l'altro eh, fatte molto bene le mani, eh, ha pure un anello sul mignolo destro, come potete vedere anche nelle altre, ok, ora facciamo vedere a poco a poco gli accessori. In tutto vengono date due pistole, una argentata con il manico bianco. Molto bella, una nera. Gli occhialini da sole di Carlito, un coltello, che io adesso ho messo già così un po' aperto si può aprire anche completamente così poi una birra viene data a disposizione niente di particolare fatta sicuramente bene poi adesso arriva la, il pezzo forte questi qua sono alcuni accessori altri accessori però sono stati messi dentro queste scatolette di plastica dove, come potete vedere, c'è scritto il nome del film qui in basso, veramente molto particolare. E dentro, per esempio, questa qui troverete una seconda camicia di ricambio. Sperando che non sia adesso troppo scura l'immagine, magari zoomiamo. Ok, questa qui è una seconda camicia, come detto, di ricambio che io adesso però non ho voluto mettere e non, e non ho voluto neanche aprire completamente perché se no poi dopo sicuramente non ci entra più dentro la scatola. In quest'altra scatoletta invece qui troverete i dollari. Per chi ha visto il film sa eh, quanti sono eh, in totale perché vengono menzionati più di una volta nel film. Come vedete, anche in questo caso la scritta Garlitos Way si apre in questo modo. All'interno troverete, come detto, alcuni accessori come la camicia, i dollari, questa catena in diecast, eh, dall'altra parte. Ora questo qui è pure eh, un'altra scatola più grande, dove all'interno troverete alcuni eh, accessori dello stand, che vi mostrerò tra poco. Ok, adesso partiamo però dalla base. Base della Blissway per la prima volta devo dire, o almeno per la prima volta essendo che questa è qui la mia seconda doll della Blisway, e lo stand originale di quella di Fight Club a me non piaceva proprio, in questo caso invece è molto ma molto bello c'è la scritta del film Carlitos Way tenuta completamente su questo colore argento, molto molto bella formato pure completamente differente, eh, tipo un quadrato anche se non ha proprio... Mh, le forme di un quadrato perché è leggermente curvato qui sui lati, però eh, è anche e soprattutto molto più spessa la base rispetto a quella di Fight Club. Il eh, chiamiamolo il pavimento del, dello stand è molto particolare. Ha un, eh, un rivestimento in gomma molto appiccicoso. Infatti, se voi lo toccate con le dita, non so se si nota adesso. Lasciate sempre tipo un po' la vostra impronta. Dopo poi si toglie eh, di nuovo. Però non toccate mai questo stand se avete eh, le mani sporche oppure qualcosa di appuntito perché lascia subito il segno. Io, per esempio, eh, non ci ho fatto quasi niente con lo stand, però lo stesso si riescono a notare, tipo delle, delle piccole macchiette oppure piccoli graffietti. Eh, molto strano però eh, essendo che ha questo strato molto appiccicoso la doll eh, va bene che viene sostenuta lo stesso da un altro sostegno però mantiene veramente che è una favola Carlito ha queste scarpe nere eh, eleganti un po' appuntite pure con leggermente un, ha anche un po' di tacco poi pantalone completamente nero adesso magari saliamo un po' pantalone nero, ha un gilet blu scuro e una camicia e una cravatta eh, grigio scuro poi ha il suo cappotto molto lungo in, eh, in finta pelle quello che lui praticamente usa per quasi tutto il film anche se devo dire, eh, dopo voglio aggiungere qualcosa perché sento che il film l'ho visto da poco Devo dire un accessorio un po' mi manca, però su questo ci arriveremo dopo. Adesso passiamo al pezzo forte. Il pezzo forte è l'Ed Scout di Alpacino, che è un qualcosa assolutamente di eccezionale. Qui la somiglianza è sicuramente top, altro credo che non si ci può dire per molti. Addirittura è lo scout migliore di Alpacino sul mercato, anche superiore a quello di Scarface io devo dire ho visto le doll di Scarface anche dal vivo però un paragone secondo me non si può fare perché in quel caso lui è molto più giovane e soprattutto non ha la barba cosa che in questo caso aiuta molto a rendere lo scatto ancora più somigliante perché eh, ricreare un volto con, eh, con la barba e soprattutto anche su altri scatto ho notato che è un lavoro non so perché molto più facile rispetto a al fatto invece di ricreare un volto eh, dove non si hanno, ehm, eh, per esempio, non hanno la barba oppure altri segni che, ehm, come spiegare, tipo delle cicatrici o cose del genere che rendono che, che, che fanno saltare subito all'occhio chi dovrebbe rappresentare proprio il personaggio oppure chi sia proprio l'attore, ok. Anche la capigliatura, assolutamente top. Molto bella anche il colore, devo dire eh, il paint usato per questo, per questo sculpt eh, è qualcosa veramente di eccezionale Sia per quel che riguarda il volto che anche i capelli eh, L'effetto è veramente fighissimo, Ok, allora ragazzi adesso farò un piccolo taglio, metterò la doll in posa E passeremo alla parte finale, quindi a dopo Ok ragazzi passiamo alla parte finale Scusate se ho messo la doll in questa posizione così senza il cappotto lungo, ma cambiandolo, ho notato alcune cose che vi voglio adesso spiegare e mostrare. Eh, informazioni sicuramente utili e soprattutto ho dimenticato alcuni accessori che prima non potevate vedere proprio perché avevo il cappotto. E vi mostro adesso. Allora, sul polso, eh, il polso sul polso sinistro ha un orologio d'oro, tra virgolette, in plastica. La cintura, prima, pure non l'avevo menzionata. Sull'altro polso, invece, avete un, un bracciale in diecast dove c'è scritto proprio. Adesso non so se si riesce a notare, magari se mi avvicino un altro po' difficile, ah, si nota, si sì. vedete? C'è scritto Carlito, molto, molto bello. Allora, che cosa volevo dirvi prima riguardante il cappotto? Io la dolla adesso ce l'ho da più o meno Saranno un due settimane e mezzo, tre settimane E devo dire che già ha lasciato il segno Il cappotto a quanto pare L'avevo già sentito dire Però in, in un così breve tempo Non pensavo che avrebbe lasciato il segno Adesso non lo so se era in questa mano qui mm, Qui si nota Adesso è, è ora ancora molto poco Però vi posso garantire che e ha perso un po' di colore il cappotto di fintapelle e ha lasciato delle macchie di nero proprio sulle mani. Quindi, ragazzi, state attenti con il vostro Carlito. Io adesso l'ho voluto mettere, infatti, così di proposito perché voglio trovare un'altra opzione. Voglio vedere come sistemare questa cosa per non macchiarmi tutte le mani. Soprattutto pensando che di mano destra ne abbiamo 5, però di sinistra ce n'è solo una, e se viene completamente macchiata, è veramente una grandissima rottura di palle. Adesso ho messo anche gli occhialini da sole, anche qui dirò brevemente qualcosa, ok però adesso penso di aver mostrato tutti gli accessori, magari gli occhialini adesso li ritogliamo, perché lo scalp è veramente bellissimo, allora magari lo lasciamo così un attimo su di lui, perfetto. Ok, ragazzi, iniziamo dai lati negativi. Lati negativi, il cappotto, il cappotto notato è molto fragile. Prima di tutto, il, il tessuto usato eh, devo dire si rovina molto facilmente. Eh, dopo pochi, poche settimane, mi ha lasciato già il segno sulle mani, anche se ancora è molto molto poco, quindi meno male che me ne sono accorto adesso che ho fatto la recensione, quindi dovrò trovare un'altra opzione. Primo lato negativo. Uh, secondo lato negativo, forse a molti non darà fastidio, ma devo dire a me questa cosa non convince tantissimo il fatto di avere solo mani uh, destre e una mano per uh, una mano sinistra. Non riesco a capire questa scelta, la trovo alquanto insensata. Uh, devo dire. In... <ride> Questa doll fu recensita anche da, da Diego un bel po' di tempo fa, ora non mi ricordo se era proprio in quel video, ma in un altro disse una volta che avere troppe mani per un personaggio è abbastanza inutile perché non si cambiano mai. Ora, questa qui è una sua opinione: per chi mi segue sul canale oppure segue anche la mia rubrica doll in action, sai che a me piace posare le doll a piacimento e metterle come mi pare e piace. Ecco, il fatto di avere una mano solo per la mano sinistra e questa qui rilassata. Eh, limita tantissimo la doll. Non si può mettere in, una, in un altro tipo di posa, per esempio la pistola non si può mettere nella mano sinistra, oppure la birra o eh, il coltello che viene pure dato. I soldi no? non si può fare, almeno eh, non si può fare in un modo che sembra pure realistico. Penso che la bottiglia forse fra le dita si potrà in qualche modo incastrare, però. L'effetto non, eh, non sarà lo stesso e sembrerà sicuramente molto brutto. Quindi cappotto e mani eh, non mi convincono del tutto. Un'altra cosa: gli occhialini da sole eh, non hanno delle, delle aste lunghe, ma vengono infilate praticamente. In questi buchini che lui ha eh, adesso molto difficile che si noterà perché è abbastanza scuro, praticamente più o meno a questa altezza qui, lui ha due piccoli buchi dove vengono inserite le due aste eh, del, dei, dei suoi occhiali da sole. Il problema è, almeno non lo so se nel mio caso così o se sono in tutte così, questi piccoli buchini sono troppo troppo piccoli e gli occhiali non si inseriscono completamente quindi significa che stanno sempre un po' in avanti non, non sono belli proprio sugli occhi che gli coprono completamente la faccia vediamo se adesso potrò mostrarvelo brevemente devo dire ho anche abbastanza paura a metterli perché col fatto che non so mai fin quando posso spingerli ho sempre paura che si possano rompere però più o meno questa qui adesso come potete vedere, non sono proprio eh, attaccati per bene, hanno sempre un po' di, di distacco. E normalmente le, gli occhiali, qualsiasi occhiali che io ho adesso per, la, per altre doll, eh, vengono posizionati proprio bene in alto, proprio sopra eh, il naso, che coprono benissimamente gli occhi. Invece, in questo caso, sono leggermente eh, in avanti. Però in qualche modo questa cosa si può sistemare bisognerebbe allargare questi piccoli buchini molto delicatamente sperando di non fare più danno che altro però si può fare vediamo come aggiusterò questa cosa ok eh, adesso penso che sia tutto per quel che riguarda i lati negativi adesso passiamo ai lati positivi allora lati positivi la doll in se stesso è una doll veramente fantastica Ben accessoriata, super somigliante, veramente lo scout di Al Pacino è assolutamente fantastico, eh, scatola molto curata, una limited edition eh, con eh, quello che vi ho mostrato prima, cose che non si vedono quasi mai, come queste piccole scatolette di plastica dove c'è scritto il nome del film, dove vengono conservati alcuni accessori, dei tocchi di classe assolutamente fichissimi. Base devo dire pure che in questo caso mi piace. Sia il formato il sostegno, vengono date di nuovo due opzioni: quello che si può mettere così a cavallo, oppure quell'altro che lo cinge in vita. Eh, sono due opzioni, però, eh, io preferisco sempre quella classica. Che, che l'altra che cinge la doll in vita, non, non mi fanno mai impazzire quegli altri stand. Uh, questa qui è anche molto più pesante e, e non dà mai la sensazione che la dolle stia per cadere come invece in quella di fight club stand assolutamente top articolazioni top eh, praticamente lui ha solo un, un vestito in tessuto quindi braccia spalle gambe testa di tutto e di più si possono articolare come Dio comanda <coughs> quindi uh, da parte mia mi sento di dare anzi, no, prima di dare il voto finale, vi racconto la, la storia che vi volevo raccontare che vi avevo già accennato. a inizio, inizio recensione su Carlitos Sway. Io, Carlitos Sway, ragazzi, l'ho visto per la prima volta un, tre settimane fa. Eh, è, una di, sono, è una di quelle perle che mi sono perso stranamente nella mia infanzia, dico, nella mia infanzia, perché io da bambino, essendo che mi guardavo spesso i film con mio fratello, sono cresciuto veramente con, con film come: eh, anche se alcuni lui non se, li, non se li era guardati, li ho recuperati io, sempre da bambino, come quei bravi ragazzi. C'era una volta in America, Casino, eccetera. Scarface, che naturalmente pure lui si guardava sempre. Però Carlitos Way era uno di quei film che stranamente non conoscevamo tutti e due. Eh, L'abbiamo recuperato molto dopo. Mio fratello l'aveva visto alcuni mesi fa. Anche lui, dopo averlo visto, mi ha detto: Guarda, era una figata assurda, qua e là e io pure altri amici me l'avevano consigliato e sono andato pure io in fisso e ho detto ma come è possibile che questo film non l'ho mai visto, me lo devo vedere, vediamo com'è, e devo dire un film assolutamente eh, bellissimo, un, eh, che posso consigliare a tutti quanti voi, ragazzi recuperate Carlitos Suede di Brian De Palma, eh, ehm, secondo film dove proprio sia Brian De Palma ha scelto di nuovo eh, Al Pacino dopo Scarface, con Scarface non ha molto a che fare, quindi non guardatevi Carlitos Way pensando che sia tipo un seguito spirituale di Scarface, perché non lo è. Le tematiche sono leggermente simili, però qui si va molto di più sul... sul eh, come dire, sul drammatico romantico, eh, invece su Scarface era molto più tamarro, lui voleva conquistare tutto e di più. Qui lui è anche un gangster, però molto già più... Un gangster stanco che vuole ritirarsi proprio dal, dal business invece, in Scarface era proprio il contrario, lui iniziava e voleva conquistare il mondo. Ma una pellicola assolutamente super consigliata, ragazzi. Con Sway è un bellissimo film e la doll vale altrettanto la pena. Una doll assolutamente bellissima, anche se non priva di difetti. Quindi, da parte mia, per Carlito, eh, purtroppo per le cose che ho elencato, mi sento di dare un, uh, un 9 che è naturalmente è pure un, un voto super meritato, però non posso dare di più per quelle due o tre cose che ho elencato, che purtroppo non sono proprio sciocchezze, come detto il fatto che il cappotto macchi le mani non è una bella cosa, il fatto di avere solo una mano sinistra a me personalmente dà fastidio, gli occhialini che non si, met... che non si incastrano per bene anche se è una cosa che si può sistemare pure, non è una cosa che posso accettare su una doll che anche se è in preordine stava sulle 200 euro e adesso è molto più cara, ehm, è un po' un peccato. Quindi ragazzi, questo qui adesso è veramente tutto, io vi ringrazio della vostra attenzione, spero che questa recensione vi sia piaciuta, vi invito sempre a lasciare un like un commento, a iscrivervi al canale, a passare la pagina Facebook One Six Scale Italy e io vi rimando a un prossimo video. Alla prossima ragazzi!